amici che nel 2008 hanno cominciato a studiare su questo tema. Principalmente è nata guardando nel cestino. Abbiamo visto che c'era troppe cose che buttavamo via inutilmente come contenitori, ma anche come contenuti, il cibo e quant'altro. Innanzitutto la scelta di vendere prodotti del territorio, quindi prima ancora che scusi. Il fatto di venderli scusi è una conseguenza logica e coerente, nel senso che si cerca di privilegiare il prodotto e il produttore più che il packaging che ci vengono spesso promossi. In un supermercato è l'impatto visivo, sono attratto, però sono lì a guardarmi una confezione, ma chissà, verrà veramente da qui, sarà così, avranno ricambiato etichetta. Sapere il produttore locale vuol dire andare a pescare una persona precisa, cioè guardarlo in faccia e dirgli: te sei quello che mi dai il prodotto. Ho la possibilità di andare anche a interagire con quel produttore, è troppo salato, è poco salato, cioè posso anche dargli un ritorno da consumatore, cosa al quale non siamo più abituati. Roba biologica, cioè mascusa, perché a volte magari piace a me, non piace a mio marito, prenderla per la confezione magari è troppa. Il primo vantaggio è: non compriamo cose che non ci servono, è il vero senso di non spreco. Compro la mia quantità, mi abituo a comprare solo quello che consumo. L'altro vantaggio è che lo scuso dà la possibilità di andare a ripescare dei produttori che altrimenti non è detto che abbiano la forza di gestirsi degli impacchettamenti. Ad esempio, una persona che compra un po' più volentieri i prodotti che vengono prodotti vicino, piuttosto che, non so, al mercato la verdura e la frutta, vado a un banco dove vado da anni e compro la verdura che arriva da qua intorno. Solo riuscendo a premiare chi lavora in campagna, Milano è una città di campagna, e quindi riuscendo a far sì che possa continuare a lavorare le proprie cascine, le proprie campagne, noi possiamo preservare quello che è il nostro paesaggio. Questa bellezza del paesaggio noi la possiamo tutelare solo se le persone che in quel paesaggio ci lavorano e lo costruiscono, perché quando noi vediamo un campo di grano, c'è qualcuno che quel campo lo mantiene, possono effettivamente vivere di quel lavoro. Si fa un po', diciamo, sono delle dinamiche di risparmio che ti spingono al discount, e poi su prodotti che magari mangi e vorresti avere anche delle soddisfazioni, magari eviti, vai da qualche altra parte e punti a qualcos'altro, ecco. Se penso alla città frenetica, penso che sia difficile. Poi invece, se uno riesce a fermarsi un attimo e fare la spesa in un negozio così, penso che sia importante, perché riesce a capire appunto da dove vengono i prodotti, cosa c'è dietro. Poi se la gente troverà il tempo, non lo so, però è importante. Thank you.